Valentina Ghio eletta alla Camera, priorità al lavoro e al dissesto idrogeologico sul percorso del partito, far valere il territorio. E rispetto al nuovo governo, auguri di buon lavoro, ma monitoreremo il tema dei diritti. Un mandato all'opposizione per Roberto Traversi dei 5 Stelle. Impeccabile la campagna elettorale di Conte, dice. Promette di portare a Roma istanze come infrastrutture e dissesto idrogeologico e difende il reddito di cittadinanza. La laboriosa comunità di San Michele di Pagana a Rapallo ha celebrato il santo titolare. Il vescovo nella messa domenicale ha esortato a avere occhi capaci di accorgersi del prossimo e cuore capace di condivisione. Giovani insieme per capire i cambiamenti del clima e iniziare a darsi da fare. A Leivi, l'evento Prebogiun ha messo insieme tre gruppi, NASA, con laboratori, conferenze e qualche gesto concreto. Tre campioni, tre modi di vivere lo sport. A Chiavari, Francesco Flachi, Isabella Locatelli, Aldo Montano hanno raccontato la loro passione come forma di riscatto, conquista e affermazione. Buonasera ai telespettatori di Tigulli Oggi. Torniamo in apertura a parlare delle elezioni. È completa la squadra dei Liguri che andrà a Roma a rappresentare la nostra regione. In tutto sono 15, di cui 4 dal Tiguglio. Per alcuni l'impegno prosegue, per altri si tratta di riprendere un cammino interrotto anni prima. E ci sono poi tante new entry chiamate a riprogrammare la propria vita amministrativa. Facciamo il punto nel servizio. È una settimana calda per i Liguri eletti in Parlamento. Riunioni, congressi e viaggi a Roma riempiono l'agenda fin da adesso. Sono 15 i politici che all'alba della 19ª legislatura rappresenteranno la Liguria a Roma. Il Levante ne porta 4. Il deputato uscente di Forza Italia, Roberto Bagnasco, che nella sua a Rapallo ha ottenuto il 51,8%. La sindaca di Sesti Levante, Valentina Ghio, segretaria regionale del PD, che ha portato il partito ad essere primo in città con il 28,5% contro il 23% di Fratelli d'Italia. All'opposizione siederà poi Roberto Traversi, anima dei 5 Stelle del territorio, alle spalle un incarico da sottosegretario alle infrastrutture. L'indipendente Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco da 3 mesi, è pronto al terzo mandato in Parlamento, ha vinto al photo finish contro Sandro Biasotti. Tra gli altri eletti, 2 assessori regionali, Ilaria Cavo, di Noi Moderati, responsabile a cultura, scuola e politiche sociosanitarie, e Gianni Berrino, oggi alla guida di Lavoro, Trasporti e Turismo, esponente forte di Fratelli d'Italia. Per la Lega siederanno in Parlamento Edoardo Rixi, Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone. Il Movimento 5 Stelle schiera anche Luca Pirondini, consigliere comunale di Genova. Per Fratelli d'Italia sono stati eletti anche Roberto Menia, capolista in Liguria, ma nato a Pieve di Cadore e triestino da sempre, il coordinatore ligure Matteo Rosso e Maria Grazia Frigia, che da poco aveva ottenuto l'incarico di vice sindaco alla Spezia. Il PD porta a Roma in minoranza anche Lorenzo Basso e riconferma Andrea Orlando, ministro al lavoro e alle politiche sociali nel governo Draghi. A tutti loro si aggiungono 2 liguri eletti altrove, Raffaella Paita di Azione Italia Viva, vincitrice in Lazio, presidente uscente della Commissione Trasporti alla Camera, e Anna Maria Furlan del PD, eletta nella Sicilia occidentale. E dunque Valentina Ghio, sindaca di Sesti Levante, è stata eletta alla Camera per il Partito Democratico. Dovrà comunicare alla Giunta una sua decisione in merito alla incompatibilità. Intende lavorare per il lavoro e il dissesto idrogeologico. L'intervista. Sicuramente una bella soddisfazione, oltre che un onore avere un incarico di questo tipo. Credo anche che arrivi dopo tanto lavoro di questi anni, appunto come sindaca per il territorio, quindi anche per il nostro comprensorio penso possa essere un elemento molto positivo. È il territorio che può generare una nuova spinta per il suo partito? Ma io ne sono convinta da tempo, credo che da qui possa nascere una buona spinta per riappropriarsi compiutamente di quelli che sono i bisogni delle persone. C'è un percorso da fare, delle riflessioni da fare e partire da quelli che sono i temi che riguardano lo sviluppo e la risoluzione dei problemi dei territori penso che sia uno dei punti centrali da cui ripartire. Io sono preoccupata rispetto a questo governo con il baricentro
centro molto spostato a destra. Penso che bisogna, fra tutte le forze di opposizione, avviare un dialogo costruttivo nell'interesse dell'Italia. L'impostazione sul tema dei diritti che è stato dato dal partito che ha vinto le elezioni, che è Fratelli d'Italia, è un tema, è un'impostazione che fa alcuni passi indietro, richiamandosi, questo è stato detto esplicitamente, anche a modelli europei, come ad esempio il modello di Orbán, che sono stati anche richiamati dall'Unione Europea per la violazione di alcuni principi democratici, per cui un po' di preoccupazione su questi temi ce l'ho. Ad ogni modo, credo che adesso che inizia un governo sono doverosi gli auguri di buon lavoro, e poi bisogna, in particolare col nuovo ruolo che ho, monitorare e presidiare sia che vengano realizzate azioni a tutela degli italiani, soprattutto in un momento così difficile e complesso come questo, dove ci sono famiglie e aziende in grandissima difficoltà economica e sociale, ma anche che non si facciano passi indietro sul tema dei diritti in senso ampio. Dalla Liguria scaturiscono alcuni temi che poi investono tutto il paese. Quali sono quelli in cima alla sua agenda? Il tema del lavoro, a partire dall'intervento sulle grandi crisi aziendali in atto, penso ad Ansaldo su tutte, che riguarda migliaia di lavoratori, quindi migliaia di famiglie, è un tema urgente su cui intervenire. Penso che lavorare ad una proposta di legge organica sui temi del dissesto idrogeologico sia una delle urgenze in cui, in generale per l'Italia, ma in particolare come Liguria, per come è conformata la nostra regione, sia una delle urgenze su cui dobbiamo lavorare fin da subito. E sentiamo adesso invece la testimonianza di Roberto Traversi, eletto alla Camera nella file del Movimento 5 Stelle. In questa legislatura sarà l'opposizione, la realizzazione di infrastrutture e la lotta al dissesto idrogeologico saranno alcuni dei temi che porterà all'attenzione del Parlamento. Sentiamo. La sua riconferma è arrivata, diciamo, verso un po' il tardo pomeriggio di ieri, ecco. Si aspettava questo passaggio? Sì, perché in Liguria poi siamo stati il terzo partito, quindi alla Camera su 6 posti eravamo il terzo partito, con anche una proporzione molto alta. La Liguria è stata la prima del nord Italia, anche per il movimento, quindi tendenzialmente era la prima regione che sarebbe anche stata premiata laddove non si fosse raggiunto il seggio pieno. Il Movimento 5 Stelle però lo davano quasi per morto, cosa è successo invece? La campagna elettorale di Giuseppe Conte è stata, a mio avviso, impeccabile, è stata molto chiara, si è ritrovata quella parte di popolazione forse più in sofferenza, e lo dimostrano anche i numeri. Tendenzialmente le zone più in sofferenza poi si ricordano sempre che il movimento pensa agli ultimi. Che istanze del Tiguglio porterà a Roma? Proseguiamo un lavoro già iniziato in modo obiettivamente positivo, penso ad esempio al tunnel della Fontana Buona, penso anche a tutta l'attività comunque anche su Genova, ribaltamento Fincantieri, ci sono tantissime cose che stanno iniziando grazie al lavoro della scorsa legislatura, quindi bisogna proseguire questo lavoro, bisogna pensare comunque anche a aiutare comuni come Chiavari, perché ad esempio il dissesto idrogeologico è uno dei problemi più grossi che avremo. I cambiamenti climatici l'abbiamo visto ancora nelle ultime settimane, insomma, che problemi evidenti sono, quindi bisogna investire questa volta sul territorio in modo serio. Reddito di cittadinanza, la Meloni intende rivisitarlo o addirittura si sente cancellarlo, invece erano i vostri cavalli di battaglia, cosa ne pensi? Bisogna fare una revisione, perché quello che non ha funzionato sono i centri per l'impiego, e quindi ridare un lavoro a chi perde lavoro. Però pensare di togliere un reddito a chi magari ha 50 anni perde il suo lavoro, oppure un terzo sono inabili al lavoro, pensare di togliere a quelle persone il reddito, secondo me è una demagogia che farà male al paese. E la Chiesa continuerà a indicare anche con severità il bene comune e il messaggio rivolto agli eletti da parte del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Molte le sfide urgenti, dice l'Arcivescovo di Bologna, l'agenda aggiunge dia spazio alle necessità dei più fragili. Sentiamo. L'Italia ha bisogno dell'impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione. È l'appello del presidente della CEI, che sottolinea quanto sia importante essere partecipi del futuro del Paese. Nella sua dichiarazione tocca il problema del crescente astensionismo che ha caratterizzato questa tornata elettorale, raggiungendo livelli mai visti in passato. È il sintomo di un disagio, scrive il cardinale Matteo Zuppi, che non può essere archiviato con superficialità e che deve essere invece ascoltato. L'invito agli eletti è di ricostruire un tessuto di relazioni umane, di cui anche la politica non può fare a meno, di svolgere il proprio mandato come un'alta responsabilità al servizio di tutti, a cominciare dai più deboli e dai meno garantiti.
Il porporato ricorda quanto sia fitta l'agenda dei problemi del nostro paese. Le povertà in aumento costante e preoccupante, l'inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari tra i territori, transizione ecologica e crisi energetica, la difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, l'accoglienza, la tutela, la promozione e l'integrazione dei migranti, il superamento delle lungaggini burocratiche, le riforme dell'espressione democratica dello Stato e della legge elettorale. Sono alcune delle sfide che l'Italia è chiamata ad affrontare fin da subito, senza dimenticare che la guerra in corso e le sue pesanti conseguenze richiedono un impegno di tutti e, rimarca Zuppi, in piena sintonia con l'Europa. La Chiesa, come già ribadito, questa è la conclusione del documento, continuerà ad indicare con severità, se occorre, il bene comune, non l'interesse personale e la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità, e non farà mancare, nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei ruoli, il proprio contributo per la promozione di una società più giusta ed inclusiva. Nella nona giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari, il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ha ricordato alle Nazioni Unite che la minaccia dell'uso di questo tipo di arma in Ucraina ha riportato il conflitto in Europa ad una dimensione mai vista da generazioni ed è una ripugnante. Papa Francesco era intervenuto qualche ora prima sul tema, proprio sui social. Sentiamo. Forse solo Francesco sa usare parole così nette. Il Papa ancora una volta dice che utilizzare l'energia atomica per fini di guerra è un crimine e lo fa nel tempo in cui la guerra in Ucraina ha polarizzato ed estremizzato il possesso dell'atomica a fini geopolitici. La giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari è stata istituita dalle Nazioni Unite il 26 settembre del 2013, ma mai come nel 2022 il tema del disarmo e del disarmo nucleare in particolare è tornato di stringente attualità. A 7 mesi dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, paese che nel 1994 rinunciò al terzo arsenale nucleare per grandezza, il ricorso all'atomica è stato nuovamente ventilato da Mosca nel contesto del referendum voluto dal Cremlino nelle regioni occupate, non riconosciuto dalla comunità internazionale. Ma il Papa da mesi ripete i suoi appelli. Nell'udienza generale del 16 di marzo ricordava che in un mondo in cui uomini e donne vivono sotto pressione, nella proiezione di un futuro fatto di macchine e robot che regala l'illusione di una giovinezza eterna, si fa strada l'idea di una catastrofe finale che ci estinguerà ed è quello che succede con un'eventuale guerra atomica. 3 mesi dopo Francesco chiedeva di mettere a tacere tutte le armi ed eliminare le cause dei conflitti attraverso un instancabile ricorso ai negoziati, in un messaggio all'ambasciatore Alexander Knet, presidente della prima riunione degli Stati membri del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Qui Francesco ribadiva che il nucleare può definirsi un moltiplicatore di rischi e che il possesso di armi atomiche porta facilmente alla minaccia del loro uso, una sorta di ricatto che dovrebbe essere ripugnante per le coscienze dell'umanità. Più di recente, nel discorso ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, il Papa ha ricordato la preghiera di ringraziamento a Dio che San Giovanni Paolo II pronunciò perché il mondo era stato preservato dalla guerra atomica. E lo ha fatto però ribadendo una immagine ripresa in più occasioni, quella della Terza Guerra Mondiale, in ragione della quale, ha aggiunto Francesco, occorre continuare a pregare perché il pericolo dell'utilizzo del nucleare venga scongiurato. Veniamo adesso in diocesi. Nella parrocchia di San Michele di Pagana a Rapallo, la festa del santo titolare si celebra l'ultima domenica di settembre. Quest'anno i riti si sono rinnovati in tutta la loro pienezza. Al mattino la messa presieduta dal vescovo, nel pomeriggio la processione guidata dal vicario generale della diocesi. Proprio come in una grande famiglia, nella comunità di San Michele di Pagana a Rapallo, ciascuno presta un po' del suo tempo e del suo talento per animare le attività parrocchiali. Parte il catechismo, c'è da curare l'ufficio, apprendiamo la roba che ci portano, abiti e cose, oggettistica, anche poi per la pesca di beneficenza, per esempio, ci portano le cose, selezioniamo, mettiamo a posto, puliamo, facciamo queste cose qua. C'è chi si occupa di diffondere anche attraverso i moderni strumenti della comunicazione, la parola di Dio e il suo commento. Tutte le domeniche noi trasmettiamo la messa in diretta, tutte le domeniche abbiamo sempre dalle 30 alle 40 persone che ci seguono e quindi questa è una cosa che a me piace molto perché non tutti possono venire. E chi mantiene fede alle tradizioni come in occasione della festa del titolare. Una volta eravamo tanti e riuscivamo a portarla a spalle. Ora un po' diversamente giovani, un po' che non ce la fanno più e allora lo portiamo con le ruote, ma comunque il suo giro glielo facciamo fare, la sua benedizione giù ci sta.
direttore di questa orchestra di volontari e il parroco Don Paolo Zanandreis. E noi abbiamo un parroco che, una volta che sei partito, lui ti ingloba dentro la parrocchia. Le numerose attività parrocchiali sono in consonanza con il Vangelo domenicale proclamato nel giorno della festa patronale e commentato dal Vescovo De Vasini. In esso è richiesta la capacità di accorgersi del prossimo e di condividere le proprie ricchezze nell'incontro con Cristo. Cioè passiamo da un'esistenza vuota, inconsistente, senza senso, qual è un'esistenza in cui non c'è amore, ad una vita vera, bella, buona, riuscita, realizzata, qual è un'esistenza in cui c'è amore. San Michele di Pagana, come molti borghi costieri, vive due dimensioni diverse, quella estiva in cui si popola di turisti e villeggianti, quella più intima autunnale. Per la festa del patrono, tuttavia, molti ritornano. Ne ho riconosciuto parecchi, perciò vuol dire che la nostra festa riporta nelle seconde case un po' di persone che sono venute durante l'estate. La diffondiamo, cerchiamo di far partecipare le più persone possibili. Infatti una signora che vive qui da tanto tempo ha detto che finalmente ha scoperto la parrocchia di San Michele. Con la cronaca andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. I carabinieri di Casarza Ligure hanno denunciato 4 persone, 3 uomini e una donna di età compresa tra i 35 e i 70 anni, tutti di origine calabrese, con l'accusa di truffa in concorso. Le indagini sono partite dalla denuncia sporta da un imprenditore di 50 anni. I 4 hanno inserzionato su un sito internet la vendita di ponteggi edili. Dopo numerosi contatti tra le parti, l'imprenditore avrebbe effettuato numerosi versamenti con bonifici immediati sui conti correnti dei denunciati, che una volta ricevuta la somma di denaro ingente si sarebbero resi irreperibili. E restiamo sui siti, andiamo invece su quello di Ansa Liguria, perché si è chiuso oggi il Salone Nautico, l'edizione di 2022 chiude con 103.812 visitatori, ovvero il 10,7 in più rispetto all'edizione del 2021. Siamo all'edizione numero 62, il bilancio è positivo anche per gli affari, è andata benissimo, dalle piccole barche alle unità pneumatiche agli accessori per arrivare ai super yacht, si stanno chiudendo i contratti, è un momento magico, a parlare il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, dopo aver ricordato le cifre del settore con un 31,1% in più di crescita del settore. E domani è in programma il primo di due incontri sulla sicurezza nel lavoro edile per i lavoratori sudamericani. Li organizza la Filca Liguria insieme al Consolato dell'Ecuador a Genova e saranno in videoconferenza attraverso Facebook. Nello specifico, spiega Andrea Tafaria, segretario generale del sindacato, sarà approfondito e spiegato il contratto nazionale e quello provinciale di Genova, con particolare attenzione alla sicurezza e alla salute dei lavoratori edili nelle costruzioni. L'incontro di domani inizia alle 16, il secondo sarà a metà ottobre. E a Santa Margherita Ligure sono iniziati alcuni interventi di riqualificazione del verde pubblico sul lungomare e nei giardini pubblici. In particolare si valuterà la sicurezza e lo stato di salute degli alberi. Sono previste prove di trazione sulle palme valutate più a rischio in Ghiaia, ai giardini a mare, in Corso Marconi e in Piazza Mazzini. Ci saranno anche potature e puliture di chiome, il tutto sotto la direzione di un agronomo. E i 3 gruppi del Tiguglio di Nassa, aggregazione di giovani nata spontaneamente a Sesto Levante prima e a Chiavari e Rapallo poi, hanno organizzato a Levi Prebugiun, un'iniziativa di confronto sul cambiamento climatico e sulle azioni concrete che si possono mettere in campo per diminuirne l'impatto. Vediamo. Un corteo di sensibilizzazione a Chiavari, una serie di conferenze a Levi dedicate ad un approccio rigoroso e scientifico al tema del cambiamento climatico, uno scambio di vestiti per riutilizzare ciò che c'è e poi laboratori e cibo condiviso grazie ad aziende del territorio. È stato tutto questo Prebugiun, l'evento che per la prima volta ha messo insieme i gruppi NASA di Chiavari, Sestri, Levante e Rapallo per focalizzare il tema Qualcosa è cambiato. In questi ultimi 30 anni abbiamo assistito a una serie di cambiamenti molto impressionanti. Cambiamenti nella biodiversità, con specie che una volta erano abbondanti e che ora sono rare, specie che una volta erano rare o assenti che sono diventate molto frequenti e addirittura specie abituate alle acque fresche che non ce l'hanno fatta e sono morte almeno dai livelli più superficiali o spesso si sono rifugiate negli strati più profondi. Penso che sia una cosa da seguire con curiosità, interesse e attenzione, facendo magari soprattutto attenzione che i cambiamenti
dovuti al cambio climatico non si sommino a quelli dovuti all'inquinamento, dei quali certo siamo responsabili noi invece. Il tempo speso per la formazione vuole essere un seme per far fiorire una rete di collaborazione fra istituzioni ed associazioni e generare così il clima favorevole ad azioni concrete. Volevamo attivare una rete di persone, realtà, associazioni, amministrazioni, ci sono anche amministrazioni che hanno partecipato a questo evento, per cominciare ad attivarsi e sensibilizzarci sulla crisi climatica. Da questa rete vorremmo iniziare a creare un percorso che porti ad azioni concrete sul territorio e visibili. Prebujung ha voluto porre anche alcuni segni concreti per dire che in fondo il primo passo da fare è alla portata di chiunque. Le persone, gli ospiti che vengono ad assistere all'evento possono offrire e cercare passaggi. In più abbiamo ideato anche un servizio navetta, che è questa, che appunto fornisce ulteriori passaggi per raggiungere qua il campo sportivo di Levi. Si inquina di meno e quindi questo vuole anche essere un messaggio da parte nostra. Le persone portano i vestiti, li danno a noi, noi facciamo una piccola selezione giusto per vedere che siano vestiti in buono stato, quindi che non ci siano macchie oppure buchi, e poi li lasciamo su vari mobili e ognuno può scegliere di portarsi a casa quello che vuole. Noi speriamo di dare via tutti i vestiti che abbiamo, ma anche di passare il messaggio che forse ci sono cose a cui possiamo rinunciare, ecco. Un appuntamento con la solidarietà sabato e domenica prossimi in molte piazze italiane. Saranno presenti i volontari dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Distribuiranno 2 milioni di mele raccolte in sacchetti da 1,8 kg in cambio di un'offerta minima di 10 euro. L'evento ritornerà in piazza anche il 4 di ottobre per la giornata del dono, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà. I fondi raccolti serviranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla e a sostenere la ricerca scientifica. In tema di sanità andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Vulvodinia, neuropatia del pudendo e fibromialgia potrebbero essere inserite nell'elenco delle malattie croniche invalidanti previste dai livelli essenziali di assistenza. Oggi in Consiglio regionale è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare l'inserimento, ad accrescere le competenze delle figure sanitarie sulla materia, a individuare i presidi sanitari pubblici dedicati alla diagnosi e alla cura di queste patologie, a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione periodiche, soprattutto nelle scuole. L'ordine del giorno è stato presentato dal consigliere Angelo Vaccarezza. Nel contesto della settimana dello sport, Chiavari ha ospitato un convegno con la testimonianza di 3 campioni: il calciatore Francesco Flacchi, il cui nome è legato anche ad una pesante squalifica dalla quale si è riscattato proprio attraverso lo sport, l'ex schermidore Aldo Montano, che a 43 anni ha disputato la sua ultima Olimpiade, Isabella Locatelli, emergente stella del rugby, a testimonianza di un settore femminile in crescita. Sentiamo. Ci sono tanti modi di raccontare lo sport, a partire da un elemento comune, la passione. L'incontro ospitato all'Auditorio in San Francesco di Chiavari ha messo a confronto 3 testimonianze di diverse persone appassionate. Il calciatore Francesco Flacchi, per molti anni bandiera della Sampdoria, per il quale lo sport è stato anche strumento di riscatto nel momento più buio della sua carriera. Il calcio è sempre bello, a partire dal basso all'alto. È vero che cambiano gli scenari, Serie A, tanta gente, però quando si apre quel cancello e entri in un campo è tutto uguale. Quindi più avete la passione, più potete andare avanti e più fatele. La nazionale di rugby Isabella Locatelli, 27enne lombarda, a testimoniare la crescente presenza femminile in tutti gli sport. Dobbiamo partire per un mondiale in Nuova Zelanda, quindi tutte quelle sensazioni di adrenalina, di dover andare là e giocarsi 3 partite per poi poter andare avanti, insomma, fa un certo effetto comunque, soprattutto quando si è al massimo delle proprie capacità. Quindi. E infine l'ex schermidore Aldo Montano, il cui attaccamento alla disciplina sportiva l'ha portato a disputare la sua ultima Olimpiade a 43 anni. Io ho provato di fare il più possibile, di rimanere il più possibile attaccato a questa vita, perché era quella che mi piaceva, mi dava soddisfazione e trovavo ogni giorno un motivo in più per andare in palestra, stimoli, grinta, coraggio. E una cosa, un'altra è giustissima, ti faceva sentire molto forte, ma non forte in vittorie, forte come persona.
questo affondo. E ricordiamo che la registrazione integrale del convegno sarà trasmessa domenica su Telepace 1 al canale 12 attorno alle 21.40 dopo la rubrica Il Poliedro. Dal 3 ottobre a Chiavari ritorna il Pedibus, il servizio gratuito di accompagnamento per gli alunni e le alunne che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria Mazzini. Per le elementari ci sono due itinerari con partenza da Corso Dante e partenza da Corso Gianelli alle 7.30. Per l'asilo c'è una novità, la possibilità di usufruire del ritorno fino a Piazza Verdi alle 16.10, la partenza in questo caso è alle 8.10. Nei piccoli paesi cresce e si afferma sempre di più l'alpinismo lento, di cui l'associazione Mangia Trekking è promotrice. Questo fenomeno sportivo rappresenta un fattore di crescita e sviluppo formativo culturale. In questi giorni sul territorio ligure appuano e appenninico l'attività offerta dall'impresa sportiva è occasione per conoscere e promuovere i prodotti tipici della cucina e dei territori. L'alpinismo lento non si pone limiti di tempo, ma riempie comunque di soddisfazione i partecipanti quando giungono alla meta. E adesso nella nostra scheda gli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Gli appuntamenti di mercoledì 28 settembre. È aperto al pubblico il Museo Archeologico di Chiavari dalle 9 alle 14 nei locali di Palazzo Rocca in via Costa Guta. Il nuovo percorso offre una sezione dedicata all'epoca romana e medioevale di Chiavari. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Chiavari, le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 in piazza Nostra Signora dell'Orto. A Palazzo Nicolosio Lomellino di Genova c'è l'inaugurazione della mostra I costumi di Adelaide Ristori, teatro e alta moda. È curata da Livia Cavalieri, Danila Parodi e Gian Domenico Ricaldone, inizio alle ore 17. A Palazzo Spinola, sempre a Genova, è in programma il secondo concerto del ciclo Antico e Moderno. Dalle 17 Carlo Aonzo con il mandolino suonerà alcuni brani di Filippo Sauli, Antonio Rigeri, Jethro Burns, Gianluca Fortino, Carlo Munier e Raffaele Calace. Ed è tutto per questa edizione di Tiguli Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG e rassegna stampa, continua sul nostro sito e sul canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.